Ciao a tutti, sono Ilaria Lorenzini, giornalista. Non lo ero ancora, nonostante la veneranda età, negli anni 70-80. Perché faccio questo riferimento? Perché gli anni 70-80 nel nostro paese, diciamo che sono stati funestati da eventi drammatici, di cui è stato protagonista il mostro di Firenze. Le vicende del mostro di Firenze io non le ho seguite professionalmente, ma come tutti gli italiani e non solo, inevitabilmente mi ci sono imbattuta. Ha condizionato la nostra vita di adolescenti perché appartarsi con gli amici e con un fidanzatino, tantomeno, era assolutamente impossibile in quegli anni perché eravamo tutti quanti terrorizzati dalla presenza di questo misterioso e fantomatico uomo. Che insomma la storia la conosciamo tutti, uccideva le coppiette appartate. E poi però, come dicevo, insomma, tutti ci siamo interessati o per curiosità o per professione a questa vicenda, finché un po' di giorni fa, proprio qua a casa di questo amico e collega che è Alberto Barelli, ci Buonasera. siamo, così messi un po' a disquisire su questa questione. Siccome lui è uno storico, e ha scritto anche della morte di Baldo Bruni d'Anghiari, meglio conosciuto come Baldaccio, quindi è un attento osservatore dei fatti, gli ho chiesto qual era il suo parere su questa vicenda che ogni tanto in qualche modo torna alla ribalta, o perché si scopre qualcosa di nuovo, o perché qualcuno ha un'intuizione nuova. E lui in quell'occasione mi ha detto che aveva studiato un po' questa vicenda e aveva scoperto delle cose che a mio avviso risultano estremamente interessanti. Ora, partiamo da questo presupposto, Alberto, prima di tutto. Nella vicenda del mostro di Firenze, lo sappiamo bene come sono andati anche i processi, insomma, la vicenda giuridica, oltre che quella di cronaca, all'attenzione degli inquirenti e quindi poi della magistratura ci sono stati i famosi compagni di merende. Adesso, senza tornare sui nomi, tanto tutti conosciamo tutto di questa vicenda. Quello che però è risultato sempre molto strano a tutti, nonostante le imputazioni, nonostante le condanne, gli ergastoli, eccetera, la domanda che ci siamo sempre fatti tutti quanti è stata una: ma davvero delle persone così semplici, passatemi il termine, sia dal punto di vista culturale, no? Insomma, tre uomini che non avevano certo fatto studi approfonditi, che non avevano delle professioni che li potessero portare ad agire in maniera così scaltra, così fredda. Ricordiamo che per quasi 20 anni sono stati veramente il terrore del nostro paese. E sono stati il terrore del nostro paese. E poi soprattutto le indagini hanno portato anche ad alcuni dettagli che sembrano talmente ben studiati, talmente ben architettati, che è difficile immaginarli compiuti attraverso la mente dei tre compagni di merende. Quindi, Alberto, che come dicevo è un attento osservatore dei fatti, si è accorto di una serie di coincidenze, di particolari. Alberto, quali? Ma innanzitutto hai illustrato bene il contesto che sta attorno alla serie di delitti che purtroppo ha segnato una pagina drammatica della storia italiana, ma avendo una sua specificità. Innanzitutto il lasso di tempo che ha coperto, perché i delitti vanno dal 1968 e ammesso che questo sia il delitto. Anche questo delitto possa essere imputato al mostro di Firenze, perché ci sono varie teorie, per concludersi almeno rispetto all'uccisione delle coppiette, perché poi ci sono anche varie teorie rispetto alle morti collaterali che rendono ancora più complessa la questione, l'ultimo delitto che risale al 1985, per cui un periodo di tempo Lunghissimo. lunghissimo, un aspetto molto particolare anche per una serie di delitti riconducibili ad un unico serial killer, anche se la storia ci dice che ci sono stati anche degli episodi simili, ma ci sono tanti, tantissimi aspetti che rendono la vicenda del cosiddetto mostro di Firenze. Anche qui dobbiamo stare attenti, perché per alcuni si è trattato di un'unica mano di tre delitti, per altri, e anche gli stessi inquirenti, invece
ci sarebbe da vedere dietro i delitti un gruppo di persone. Poi si va anche all'ipotesi del livello superiore di mandanti, per non parlare di tutto il filone degli aspetti esoterici, quindi di delitti legati all'acquisizione di feticci per rituali, ma non mi voglio addentrare su queste cose. Comunque la questione del mondo e del mostro di Firenze è veramente intricatissima. Complessa, molto Dobbiamo complessa. dire, anche perché inevitabilmente credo, sono entrati in gioco tutta una serie anche di elementi che magari non hanno in verità a che fare con il mostro di Firenze, con questi delitti, però tu sai che quando ci si addentra nei particolari possono emergere anche una serie di coincidenze, ce ne sono state tantissime, che possono portare anche fuori strada. In ogni caso, ci sono degli aspetti che veramente pongono l'interrogativo, come dicevi tu, se una serie di personaggi che poi erano un po' i fenomeni in senso negativo del paese, pensiamo al Vampa, al Torsolo, che erano i soprannomi dei cosiddetti compagni di Firenze, Certo. possono aver architettato, diciamo, questa serie di Diciamo che delitti. per l'opinione pubblica è andata un po' bene così perché questi personaggi simpatici non erano, no? Pensiamo a Certo. Pacciani, alle sue vicende familiari, insomma, terribili, per cui non ci siamo sconvolti, scandalizzati più di tanto, no? Nel vederli accusati di E questi. soprattutto perché sapere che in ogni caso sono stati individuati dei responsabili tranquillizza un po' l'opinione pubblica. Il Assolutamente. problema è che spesso si cerca un colpevole e non il colpevole. Però io voglio anche dire che su questa sulla serie dei diritti del mostro di Firenze si sono impegnati tantissime persone, tantissime appartenenti anche alle forze dell'ordine, che hanno veramente dato tutto se stessi per andare a A cercare risalire la al verità, motore. certo. Certo è, per restare comunque ai fatti, che anche rispetto agli aspetti processuali, beh, dobbiamo riconoscere che c'è un dato di fatto, che gli stessi compagni di merende sono stati comunque indagati, poi condannati. Tra l'altro c'è stata l'assoluzione per Pacciani, un nuovo processo che poi lui è morto, che doveva svolgersi, però per alcuni dei delitti, gli altri Certo, delitti sono neanche per rimasti tutte le senza coppiette. colpevoli, ecco. Esatto. E comunque io mi sono soffermato ultimamente su un aspetto particolare, che è quello che vorrei, diciamo, portare alla luce. Questo perché Alberto, diciamo, può essere un motivo anche di confronto, no? Con le tante persone che hanno studiato e hanno fatto ipotesi intorno a questa vicenda terribile. Uno scambio, un confronto, no? Certo. Per capire se può essere una strada da perseguire, se è una strada assolutamente da abbandonare. Comunque, diciamo un'attenzione in più, un occhio diverso che guarda i fatti in un modo Infatti io nuovo. voglio rivolgere veramente un ringraziamento, ma soprattutto anche da fruitori, insomma, del loro lavoro, verso tutte le persone che continuano ad appassionarsi e occuparsi della vicenda. Alcuni purtroppo spinti anche dalla volontà di emergere, magari anche con teorie che non hanno fondamento, Ma molti anche con passione, ma bisogna dire la molti verità, eh? con passione, e va riconosciuto il merito a queste persone di tener viva l'attenzione, perché soprattutto ci sono tante persone, io sono tra queste, che non si vogliono arrendere all'idea che non venga fatta piena luce su una serie di delitti che ha veramente provocato tantissime vite spezzate. Erano tutti giovanissimi, giovani coppie innocenti, alle quali è stato negato un futuro, e soprattutto pensiamo anche al dolore dei familiari, degli Assolutamente, amici, assolutamente. di intere comunità che sono state devastate. Noi poi vi stiamo parlando dalla Toscana, non dalla zona precisa in cui sono avvenuti i fatti, però insomma, qua la cosa si sentiva molto forte, cioè la paura era veramente tanta, aleggiava forte, Sì, insomma, eravamo devo dire. molto condizionati da questa presenza, da queste vicende, oltre che naturalmente, come dice Alberto, il dolore per le morti, Certo. anche il condizionamento nelle vite di chi non era direttamente coinvolto, no, nei fatti. Tra l'altro anche la nostra Val Tiberina, che è un territorio distante da quello di Firenze, ma per dire che impatto ha avuto la vicenda del mostro, ha avuto le sue
sue ripercussioni, se pensiamo che una delle vittime era di Caprese, e un'altra delle giovani vittime lavorava in un negozio a Città di Castello, e tra l'altro alcuni dei mostrologhi sono di Città di Castello, anche uno dei primi avvocati è un noto avvocato che è originario di Città di Castello. Pensiamo anche poi al filone legato al discorso del Narducci, il medico trovato morto nel Lago Trasimeno, vicenda sulla quale non mi pronuncio, rispetto al quale ho tante perplessità, però per dire che è una vicenda che ha sconvolto veramente l'intera Italia e la Toscana in particolare sì. Tra l'altro noi come Anghiari abbiamo un legame storico con Firenze, pensiamo alla vicenda di Baldaccio d'Anghiari, assolutamente una vicenda storica. Se ci vogliamo allargare ancora di più, la battaglia di Anghiari tra fiorentini e milanesi, insomma, quindi c'è un legame forte. Certo, anche qui a Anghiari abbiamo tenuto tanto tempo fa un convegno importante comunque sul mostro di Firenze con il simposimato l'avvocato Nino Filastò, ecco. E quindi, insomma, diciamo, Alberto, avuto ci dici, qual è la tua intuizione, qual è il tuo studio? Ma sì, io penso di poter evidenziare un aspetto molto particolare che è legato all'ultimo delitto che è avvenuto nel 1985, sì? Ai danni di una coppia di francesi che si erano accampati negli intorni di San Casciano in una tenda e sono stati barbaramente uccisi come avvenne per le altre coppie, e il mostro infierì anche sul corpo della ragazza. E la particolarità di questo delitto è che il mostro inviò alla procuratrice Silvia Della Monica una macabra lettera con all'interno un lembo del seno della ragazza. Ora, alcuni mesi fa, finalmente, grazie ad un gruppo di ricercatori, ai quali va il mio applauso, che sono Martino Rossi, Valeria Vecchione e Paolo Cochi, che è stato il primo a riportare la notizia sul suo libro Al di là di ogni ragionevole dubbio, è stata individuata la rivista dalla quale il mostro ritagliò le lettere con il quale compose l'indirizzo. Nella busta per la dottoressa Della Monica. Della Monica, che la vediamo qua, ora, spero che si vede bene, inquadrata. In pratica l'indirizzo è stato composto con delle lettere ritagliate da un periodico. Grazie al lavoro compiuto da questi ricercatori è stato finalmente individuato il periodico, il numero preciso. E tra l'altro io lo dico, è grave che un gruppo di ricercatori autonomamente e per passione abbia ottenuto questo risultato, che per la gravità dei fatti doveva essere stato acquisito a suo tempo. È una delle tante lacune che ci sono state anche nel diciamo nelle che indagini. In quei momenti di concitazione, certo, le ricerche facile, da fare è facile erano tante, dopo, anche tante, con quindi il senno del poi, per carità, io voglio ribadire il mio ringraziamento per l'impegno di poliziotti, carabinieri che si sono veramente impegnati dando il cuore per questo caso, ecco. E quindi è stato individuato il numero del periodico, che è il numero vigente numero 51 del 14 dicembre di 9 mesi prima, pensate, del 1984, quindi 9 mesi prima dell'ultimo delitto. Del delitto. E la copertina è questa qua. Diciamo che soprattutto Valeria Vecchione si è occupata anche dell'analisi di questo numero, e illustrando anche le pagine dalle quali sono state ritagliate le singole lettere e evidenziando alcuni aspetti particolari. Uno per tutti, il numero 1 del codice fiscale e questo è un aspetto molto interessante, è stato composto non con il numero 1 ma con la I grande. Perché questo è importante? Perché tu che fai da giornalista e sai una certa età un po' come me, anche ci ricordiamo bene che nelle macchine da scrivere non c'era il numero 1 ma veniva composto utilizzando la I maiuscola, ed è quello che ha fatto il nostro.
Questo ci fa pensare che l'autore di questa missiva sia una persona che avesse dimestichezza con la macchina da scrivere. Ora, anche altri si sono occupati di questa rivista, evidenziando anche aspetti interessanti. Io credo che a tutti, ma non è una colpa, ci mancherebbe, a tutti è sfuggito un particolare che io voglio portare invece alla ribalta, e cioè il numero di gente vede come titolo principale Gloria Guida, la più bella dell'anno. Non è la figlia di la bambina di Dorelli. E ora, qual è l'aspetto interessante? È che appunto si fa riferimento a Johnny Dorelli, che come sappiamo è un marito di Gloria Guida, un attore, cantante. Qual è la particolarità su cui nessuno ha posto l'attenzione? È che Johnny Dorelli è stato il protagonista di un film, guarda caso dedicato ad una serie di delitti seriali, e il titolo ci lascia di stucco. Io lo avevo visto, ho fatto questo collegamento, sono andata a verificare, e veramente ogni coincidenza è possibile, ma questa veramente ti fa pensare, perché ora mostro la locandina e il film era proprio il mostro. Okay. Dove ricordiamo Johnny Dorelli commette una serie di delitti. No, Johnny Dorelli è il giornalista protagonista. Ah, ecco, scusa, è il contrario, ho sbagliato io. Sì, che si occupa per il suo giornale di questi delitti seriali. Di cronaca nera, appunto. E perché in pratica si ritrova ad essere presente in una delle scene del primo delitto, okay. Si ritrova ad essere nelle vicinanze degli altri assassini, okay. E viene raggiunto, guarda caso, altra coincidenza, da delle missive, dei biglietti del mostro, uno se lo ritrova nella giacca. L'aspetto, diciamo, particolare della storia è che alla fine scoprirà che l'autore di questi delitti, che gli daranno notorietà e gli faranno conquistare la prima pagina, era suo figlio. Suo figlio che, per dargli successo, per dargli notorietà, commette questa serie di delitti. E gli dà degli indizi. Degli indizi per fare in modo che lui diventasse il giornalista che diventa il punto di riferimento del mostro. Ora, ma lo stesso aspetto che Johnny Dorelli in quella parte fa, appunto, la parte del giornalista, che curava attenzione la rubrica delle lettere, e la Vecchione sottolinea appunto la rilevanza della rubrica delle lettere di gente rispetto anche al ritaglio delle lettere. E poi c'è la vicenda comunque di questo caso che nel film esplode e viene portata alla ribalta proprio dalla stampa. Allora io dico che tutto è possibile, ma è una coincidenza veramente troppo particolare. E secondo me ci può essere dietro un disegno, un messaggio che secondo me non è neanche troppo celato. Ora, a cosa possa portare questo, noi non possiamo dirlo. Devo dire che il film uscì nel 1977, quando già c'era stato il delitto del 74, quello del 68, però è possibile che il mostro sia stato condizionato anche da questo film, magari gli può essere venuta fuori la voglia di colpire, di creare questi crimini anche per far venire fuori e affermare il caso del mostro di Firenze, perché esatto. Io sono convinto che lui, tra virgolette, godesse non solo degli assassini, ma anche della notorietà nel seguire le indagini. Secondo alcune teorie era invece un personaggio non individuato, che era, diciamo, che anche per la professione era abbastanza vicino agli ambienti investigativi, che quindi a maggior ragione poteva seguire le indagini. E anche su questo, per rispetto, non voglio, diciamo, addentrarmi. Vorrei dire per esempio che l'avvocato Nino Filastò ha una sua idea
molto precisa, insomma. E quindi sì, ha maggior ragione, ma non mi sento di aggiungere altro. L'ha già fatto questi riferimenti alla stampa, alle lettere, al giornalismo potrebbero dire anche molto di più se fosse vera una certa ipotesi. Ma e qui diciamo, qui mi fermo. Comunque, io credo che questo sia un aspetto assolutamente da prendere in considerazione. Ovviamente è un'ipotesi. Però io a maggior ragione ora voglio mostrare, diciamo, questa illustrazione che ho composto. Ecco, qui si legge il nome di Dorelli, ho riportato la locandina del film, e certo, lasciamelo ripetere, è veramente particolare anche che questa serie di coincidenze, il giornalismo, gente, Dorelli ci riconducono a un film che è intitolato Il Mostro, e Il Mostro è il nome che poi in un secondo momento è stato affibbiato all'autore di delitti, anche perché esatto, poi in un secondo momento è stato scoperto che la mano era la stessa quando è stato individuato. Noi, nonostante la nostra esterofilia per certi versi, non l'abbiamo mai chiamato serial killer, non l'abbiamo mai chiamato assassino. È sempre stato identificato con questo nome preciso, il mostro di Firenze. Che è il film di cui sono solo i giorni di Dorelli, dal quale... Che è l'articolo principale di questo numero, dal quale evidentemente, forse non a caso, quindi sono state ritagliate queste lettere. Lo ripeto, questo numero di gente era di 9 mesi prima. 9 mesi, ma lo dico come battuta, è un significato particolare, sono i 9 mesi anche di una gestazione. Chissà che nella sua mente perversa lui non abbia messo da parte questo giornale di 9 mesi prima per concludere nel modo più macabro la serie dei delitti. Forse già sapeva che sarebbe stato l'ultimo, e quindi ecco, non so a cosa possa portare questo, ma secondo me può essere una strada da seguire, se non altro per capire un po' la psicologia dietro al personaggio. Aggiungo anche che, secondo per esempio diversi studiosi, è possibile che l'autore dei delitti sia stato condizionato anche da dei film, per esempio Maniac, altri film che uscirono proprio a Firenze in concomitanza con alcuni dei delitti. Qualcuno ha fatto dei riferimenti anche a dei fumetti in cui sono riproposte le scene che possono essere assimilabili poi alle scene dei crimini, per cui insomma non sono certo il primo a dire che Il Mostro di Firenze può essere stato condizionato anche da dei film dai quali potrebbe aver tratto ispirazione. E tra questi c'è anche un film, diciamo, straniero che c'ha un nome particolare che potrebbe ricondurre al discorso, ma ripeto, non voglio addentrarmi su ipotesi. Io direi, Alberto, a questo punto, che insomma tu un po' la tua intuizione ce l'hai spiegata, direi anzi molto bene. Ecco, quello che mi piacerebbe che chi si è interessato a questa vicenda, chi se ne sta interessando, ci potesse dare la sua opinione riguardo a questa traccia, no? Che così in qualche modo abbiamo messo a disposizione di tutti, anzi tu hai messo a disposizione di tutti, io sono solo il tramite, per capirne di più, perché insomma, ricordiamolo, ci sono dei morti, ci sono delle cose assolutamente irrisolte, ci sono dei dubbi enormi intorno a questa vicenda, quindi tutto può servire a ricostruire piccoli tasselli che magari chissà se un giorno potranno portare anche ad avvicinarci ad un'altra verità, no? Come no? E io ripeto, voglio ringraziare nuovamente tutte le persone che si occupano ancora della vicenda. Mi sento in dovere di ringraziare per esempio Valeria Vecchione, perché ha fatto un lavoro enorme su questa rivista, Paolo Cocchi, che è il primo che ha riportato l'informazione dell'individuazione del numero, in questo numero particolare di gente, nel suo libro Al di là di ogni ragionevole dubbio, ma ci sono tanti studiosi che appassionati, penso a Valerio Schivo, Angelo Marotta, che abbiamo avuto anche qui ospiti a Danghiari, che continuano a fare un lavoro
enorme, mettendo a disposizione uno spazio su YouTube di confronto. Beh. E ripeto, nel pieno rispetto delle teorie, io credo che ogni tassello in più sia importante. Per carità, questo è un piccolo tassello. Certo. Allora Alberto, grazie per aver condiviso con me, con noi a questo punto, questa tua intuizione, questo tuo approfondimento, perché in qualche modo insomma anche tu hai studiato, cercato dei dettagli e continua a studiare, ragionaci, perché chissà che non venga fuori ancora qualcos'altro, sarebbe importante. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci.